State ascoltando SBS Italian. Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale vi riproponiamo oggi una puntata della nostra serie Parlaci di lei, grandi storie al femminile, trasmessa per la prima volta nel 2014. Protagonista di questo episodio è la poetessa polacca Wisława Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 2016, che era scomparsa poco tempo prima della registrazione di questa chiacchierata, ovvero nel 2012. Ce ne parla l'attrice Lucia Mascino, che ascoltiamo al microfono di Virginia Padovese. Parlaci di lei, grandi storie al femminile, un programma a cura di Virginia Padovese. Si è arrivati a questo, sieda sotto un albero, sfonda ad un fiume in una mattina assolata. È un evento futile, non passerà alla storia. Non si tratta di battaglie e patti di cui si studiano le cause, né di tirannicidi degni di memoria. Comunque, siedo su questa sponda, è un fatto. E se sono qui, da qualche parte devo pure essere venuta. E in precedenza devo essere stata in molti altri posti, esattamente come i conquistatori di terre lontane prima di salire a bordo. Anche l'attimo fuggente ha un ricco passato, il suo venerdì prima del sabato, il suo maggio prima di giugno, ai suoi orizzonti non meno reali di quelli del canocchiale dei capitani. Quest'albero è un pioppo radicato da anni. Il fiume è la Raba che scorre non da ieri. Il sentiero è tracciato fra i cespugli non dall'altro ieri. Il vento per soffiare via le nuvole prima ha dovuto spingerle fin qui. E anche se nulla di rilevante accade intorno, non per questo il mondo è più povero di particolari, peggio fondato, meno definito di quando lo invadevano i popoli migranti. Il silenzio non accompagna solo i complotti, né il corteo delle cause, solo le incoronazioni. Possono essere tondi gli anniversari delle insurrezioni, ma anche i sassolini in parata sulla sponda. Fitto e intricato è il ricamo delle circostanze, il punto della formica nell'erba, l'erba cucita alla terra, il disegno dell'onda in cui si infila un fuscello. Si da caso che io sia qui e guardi. Sopra di me una farfalla bianca sbatte nell'aria ali che sono solamente sue. E sulle mani mi vola un'ombra, non un'altra, non di altri, solo sua. A tale vista mi abbandona sempre la certezza che ciò che è importante sia più importante di ciò che non lo è. La puntata di oggi di Parlaci di lei, come avrete capito, è dedicata alla poesia. Con noi l'attrice Lucia Mascino. Benvenuta Lucia ai microfoni di Radio SBS. Grazie, grazie. Allora raccontaci di chi è questo componimento che ci hai appena letto. Sì, l'ho voluto leggere come se fosse quasi non una poesia, perché poi il bello delle poesie di Wisława Szymborska sono che sono così semplici e raccontano cose che sembra che tu stesso potresti pensare, che quasi appunto non utilizzano il famoso linguaggio poetico, quello no, con la P maiuscola, ma alla fine sono più potenti proprio perché sono fatte così. Quindi questa era una poesia di Wisława Szymborska che si chiama Non occorre titolo, è una delle, insomma, delle mie preferite, poi ce ne sono tantissime altre. Allora, volevo utilizzare un po' il suo modo per raccontarla, no? Perché non sono certamente un'esperta, non è che ne parlo come ne potrebbe parlare un intellettuale, no? Però il motivo per cui a me piace la Szymborska è proprio quello, perché può piacere anche a chi non è laureato in niente, non è laureato in letteratura, in psicologia, in linguistica, niente. Stiamo parlando di una poetessa polacca che ha vinto tra l'altro il premio Nobel nel 1996. Lucia, ti vorrei leggere la motivazione al suo Nobel. Le è stato assegnato dicendo: per una poesia che con ironica precisione permette al contesto storico e biologico di venire alla luce in frammenti d'umana realtà. Quindi ti ritrovi in queste parole? Eh beh sì, non conoscevo questa motivazione. Sì, la cosa bellissima è anche il discorso che lei fa appunto il giorno del Nobel, no? In questo volume che io ho scelto per scegliere le varie poesie, le ho tratte da questa raccolta che si chiama Vista con granello di sabbia, che inizia proprio nell'introduzione, c'è il suo discorso al Nobel, che è bellissimo perché appunto con la stessa capacità precisa e fatta di dettagli racconta in questa introduzione, questo discorso al Nobel,
la difficoltà di definire che cos'è la poesia e di definire che cos'è l'ispirazione, di dare una definizione alle cose. E non lo so, insomma, se posso leggerei anche un pezzettino del suo discorso. Prego, ti ascoltiamo. Bello. È significativo che si producano di continuo molti film sulla biografia di grandi scienziati e grandi artisti. È possibile mostrare con un certo successo il lavoro di taluni scienziati, laboratori, strumentazione varia, meccanismi attivati, riescono per un po' a catturare l'attenzione degli spettatori. Ci sono inoltre momenti molto drammatici in cui non si sa se l'esperimento ripetuto per la millesima volta solo con una leggera modifica darà finalmente il risultato atteso. Possono essere spettacolari i film sui pittori, è possibile ricreare tutte le fasi della nascita di un quadro, dal tratto iniziale fino all'ultimo tocco di pennello. I film sui compositori sono riempiti dalla musica, dalle prime battute che l'artista sente in sé fino alla partitura completa dell'opera. Tutto questo è ancora ingenuo, non dice nulla su quello strano stato d'animo popolarmente detto ispirazione, ma almeno c'è chi di che guardare e di che ascoltare. Le cose vanno assai peggio per i poeti. Il loro lavoro non è per nulla fotogenico. Una persona seduta al tavolino, sdraiata sul divano, fissa con lo sguardo immobile la parete o il soffitto, di tanto in tanto scrive 7 versi, dopo un quarto d'ora ne cancella uno e passa un'altra ora in cui non accade nulla. Quale spettatore riuscirebbe a reggere un simile spettacolo? Ecco, questo è un po'... Non facile, quindi. L'ironia che lei utilizza anche il giorno del Nobel per raccontare come il lavoro del poeta sia una cosa fatta di poco, come dire, non sia spettacolare da fuori, no? E la cosa bella della sua capacità è proprio questa modestia, perché uno dice racconta dei grandi temi filosofici e lei dice no, non mi occupo di grande filosofia, mi occupo semplicemente di modesta poesia. Lucia, ci dicevi che a livello di tematiche affronta temi in cui è davvero facile riconoscerci, potrebbero essere cose che pensiamo tutti e che diciamo tutti. Sì. Com'è il suo stile? Esattamente, cioè la cosa che mi colpisce, per cui mi ha colpito subito, diciamo, per cui mi è piaciuta la prima volta che l'ho letta, è stata questa sensazione che lei dica cose che anche tu volevi, cioè come se ti rubasse delle parole di bocca, come se dicesse delle cose che ce l'avevi proprio accanto e non l'avevi guardate, non l'avevi notate, no? E quindi la sensazione chiara di comprendere di cosa parla, perché non è che ti arriva addosso un'ondata di emotività su quello che lei vive, ma si mette accanto a te e ti fa fare un ragionamento quasi, quasi scientifico, sull'osservare le cose, prenderle con le punte delle dita, guardarle davanti e dietro, fino a che queste cose emanano un significato che non avevano prima. Quindi, ti ricordi quando hai letto la sua prima poesia? È proprio questo il libro, questo che ho in mano, Vista con granello di sabbia, mi è capitato, credo che me l'avesse dato un amico, non so bene, non mi ricordo neanche chi, e ho incominciato a leggerlo, devo dire che ho iniziato leggendo il discorso. Quello mi aveva completamente rapito, perché siccome io sono appassionata di materie scientifiche e sono quasi laureata in materie, appunto, scienze matematiche, fisiche naturali, questo approccio un po' biofisico che lei ha, appunto, di attraversare le cose e osservarle, di osservarle con la lente di ingrandimento però delle parole, no? È in linea, cioè mi è subito colpito. Non mi ricordo qual è stata la poesia. Credo che una volta letta una sono andata avanti, perché appunto mi incuriosiva troppo. Ce n'è una bellissima che, se volete, leggo adesso, Il cielo, che ho scelto per la totalità di questa poesia, perché poi appunto lei utilizza questi metodi fatti di dettagli, di piccole cose, però poi affonda anche nella totalità. Da qui si doveva cominciare. Il cielo, finestra senza davanzale, telaio, vetri, un'apertura e nulla più, ma spalancata. Non devo attendere una notte serena, né alzare la testa per osservare il cielo. L'ho dietro a me, sotto mano e sulle palpebre. Il cielo mi avvolge ermeticamente, mi solleva da sotto. Perfino le montagne più alte non sono più vicine al cielo delle valli più profonde. In nessun luogo ce n'è più che in un altro. La nuvola è schiacciata dal cielo inesorabilmente come la tomba. La talpa è al settimo cielo, come il gufo che scuote le ali. La cosa che cade in un abisso cade da cielo a cielo. Friabili, fluenti, rocciose, infuocate d'etere, distese di cielo, briciole di cielo, folate e cataste di cielo. Il cielo è onnipresente, perfino nel buio, sotto la pelle.
mangio il cielo e va col cielo, sono una trappola in una trappola, un abitante abitato, un abbraccio abbracciato, una domanda in risposta a una domanda. La divisione in cielo e terra non è il modo appropriato di pensare a questa totalità. Permette solo di sopravvivere a un indirizzo più esatto, più facile da trovare se dovessero cercarmi. Miei segni particolari, incanto e disperazione. Ecco. Questa è la poesia Il cielo di Wisława Szymborska. Lucia, prima di salutarci ti chiedo, sì, che cosa hai portato di lei e delle sue poesie nella tua vita e nel tuo essere attrice? Ma guarda, ho sempre desiderato di fare uno spettacolo su di lei e che non ho ancora fatto. Però è un pensiero che ho da quel giorno in cui ho letto per la prima volta questo libro e mi è capitato, come raramente poi succede, insomma, di affondarci dentro questo libro e avere la sensazione che raccontasse con pochi tratti una tale immensità che ho sempre desiderato poterla riportare, ma ho sempre avuto timore poi di non essere in grado di farlo, perché comunque le parole sono questo strano marchingegno per cui possono essere come dei codici che aprono delle porticine, così come fa lei, che aprono proprio delle porticine segrete che non sapevi di avere dentro, però possono anche essere un muro, cioè può anche essere che non leggendolo bene non riporti la sua grandezza, quindi diciamo ho sempre portato con me una specie di consolazione, tra virgolette, uso questo termine, su quello che lei mi dà, perché l'idea che hai qualcuno che ti accompagna nelle domande che ti fai sull'esistenza e che te le sa fare meglio di te, te le porge. Nello stesso tempo sono domande che aprono degli abissi, però anche una delicatezza, quindi in questo senso è stata anche un po' consolatrice di alcuni momenti, e poi comunque ti consola sempre sapere che qualcuno pensa come te e meglio di te, cioè pensa in un modo che tu puoi capire e però ti porta più avanti di quanto tu potessi andare. Quindi insomma l'effetto è questo. Allora noi ti auguriamo di poterla portare presto sul palcoscenico. Lucia Mascino, grazie, sì, mille per essere stata con noi, grazie, e per questo voi, tuo ritratto della poetessa polacca Wisława Szymborska. Sì, che è stato proprio un frammentino rispetto alla sua grandezza, perché un frammentino potevo fare io. Grazie ancora. Grazie, grazie. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.